Eccoci qua, l'ultimo giorno di gara, domenica, quindi le altre 6 ore rimanenti. Partiremo in nona fila, le macchine sono tutte in parco chiuso. Dopo gara 1 le macchine sono rimaste qua, tutte coperte per non prendere troppo freddo e non si potranno fare modifiche. Riparte Ste. Riparto io. Sempre carico lui, sempre carico. Previsioni meteo, danno pioggia ancora. Anche se adesso sembra ci sia sole, ma benvenuti e bentornati a Spa. Dieci minuti. Cinque minuti. Grande. Come vedete ci sono tante auto con diversi danni, perché questa in realtà non è gara 2, ma il proseguo della 6 ore di ieri. Stesso ordine di arrivo della prima parte e ora si ricomincia. Verde, verde, verde. Dai Ste, un'altra partenza come ieri. Dai, dai, dai! Subito bello cattivo in curva 1, bello aggressivo, tanta esperienza. Attento Ste, attento che sei molto vicino. Bravissimo, bravissimo. Che staccatone, subito all'esterno e continuano i sorpassi. Puon. Gomma fredda, si deve stare attenti e uscita di basta. Oh, che botta! Oddio! Col 60. È forte la botta, l'ultima ancora in uscita da stop, quindi è lunga la code 60. Mi sa che ho l'Audi quella già rotta. Code 60. Si deve andare a 60 km orari. Verde, 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 green flag, green flag. Le Rouge e Radeon, la curva più bella al mondo. Warning ancora, curva 17. Ste, abbiamo ricevuto il secondo warning, quindi siamo a 6 off track, ne abbiamo ancora 3 e poi abbiamo penalità. Stai attento a Blashmon. Ci hanno avvisati al briefing che dopo 3 warning, quindi 9 off track, saremo penalizzati. Avremo del tempo di penalità. Ed eccoci qui, Spa-Francorchamps, incomincia la pioggia. Asciutta, l'abbiamo trovata solo a inizio gara 1, a inizio gara 2. Però è andata bene, non solo 2 gocce e ora è il turno di Mauri, Maurizio Copetti. Sempre slick. No, la macchina va bene. Bella. Dai Mauri, dai Mauri. Lungo. Però bravo ad evitare la macchina davanti. Ma poi, quanto è bella questa vettura da fuori. Quanto è bella. Cozzi Santa, Cozzi Santa. Aspetta, scritto? Io ero lì sulla macchina, mi sto ma l'ho preso. Abbiamo ricevuto penalità perché c'era parco chiuso e Stefano ingenuamente ha preso un pezzo della gomma. E hanno pensato che stessimo facendo le modifiche, in realtà no, però queste sono le regole. 42-41, vero?
Vai Mauri, ultimi giri e poi... Spot. È il turno di Vito. Vai Vito! Grandissimo appassionato anche lui e ormai anche un po' di esperienza per lui. Ma il freno sinistro? Scaldate troppo il freno. Io, è possibile che il mio stinto girando in 28 non ha avuto problemi in freni? Se freni col sinistro l'ho ucciso. Scaldi troppo i freni. Siamo davvero in difficoltà con i freni. Stanno per finire completamente le pastiglie. Quasi 10 ore con gli stessi freni e li stiamo consumando a vista d'occhio. Dobbiamo stare davvero attenti. Crepa? C'era crepa con Carlos Slim, saremo in cima a Spezza. Ce la sentiamo? Come avete sentito, c'è una brutta crepa sul disco, quindi dobbiamo stare veramente attenti e anche adesso che mi preparo io sono pronto a frenare prima. Rischiare di far danno. Adesso le pastiglie non finiamo. Sam, prepara le pastiglie. No, li cambiamo. Sono nuovi? Neanche rodati? È un casino rodare in gara. Dobbiamo rientrare per scontare la penalità. 10 secondi da stare fermi. E in questo momento non si possono fare modifiche. Vito è il re del pick-up, lui tira su tutto il pick-up del mondo, quindi adesso quando entrerai, se sentirai dei botti, pum, 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 è la gomma che si stacca e poi magari vibrerà la macchina, però lui ci fa risparmiare gomme così, perché noi consumiamo il pick-up e non il pneumatico. Stiamo lavorando sulle gomme gli altri. Sì. Vai, ultimi giri Vito e io sono pronto per il cambio pilota, dai. Tengo alto. Alto, sì, tieni alto. 38, 40, cioè va bene. Sì, alto? Sì. Cioè, poi se vedi che senza forzare riesci ad andare meno, vai. Ma non forzare. Te, prendi tu la cuffia e parla senza problemi. Ok. Però tieni aggiornato anche sui tempi, dimmi tutto quello che vuoi. Non sarà uno stint facile. Purtroppo non possiamo spingere, che abbiamo dei problemi di freni. Adesso controlliamo se sono da cambiare i dischi oppure no, perché c'era una crepa. Dobbiamo andare piano e piuttosto abbassiamo molto il passo, ma cerchiamo di finire la gara. Credi c'è, 1, 2, 3. Perfetto, ti sento benissimo. Siamo al super limite con le pastiglie. Siamo proprio tiratissimi col consumo pastiglie. Col disco va bene, perché la crepa è rimasta a quel punto. L'unica cosa, dobbiamo cercare di andare in risparmio freni. Non sarà uno stint facile e neanche forse divertente, perché dovrò risparmiare e non spingere troppo. Metti più frenata al posteriore. Copy. Che rischio! Vai Fede, push! Non troppo però. Ottimo passo! Sto frenando pianissimo. Come prevedevi avevo tantissimo pick up. Devo spingere ma allo stesso tempo andare piano, non so come spiegarvelo. Problema,
problema. Abbiamo rotto qualcosa. Penso cambio, saltata la marcia da Simone. Vieni box, magari un semiasse. Sei fermo o stai andando? Fermo qua, siamo proprio qua vicino all'entrata box, ma non riesco ad andare. Ti porto nei box, spero, eh. Ha rotto un semiasse per me. Mi stanno spingendo e sono entrata box. Sì, mi tirano. State lì ragazzi, arriviamo. Che sfiga. Mancava poco più di un'ora. Ha resistito tutto questo tempo, ma noi vogliamo arrivare al traguardo. O semiasse o cambio, speriamo semiasse. Io ho fatto tutto lo stint pianissimo, senza prendere un rischio, non frenando, zero. Ho alzato il traction apposta per non... Ho fatto proprio la passeggiata. Poi la gomma, vabbè, sta calando sempre di più, ormai la gomma è... Avevo margine di 4 secondi, 5 secondi, ma... Semiasse? Sì. Grandissimi i meccanici, ci siamo messi sotto tutti e siamo riusciti a cambiare semiasse a tempo di record. E adesso Ste finirà la gara. Vai Ste! Adesso dobbiamo andare piano, non deve spingere Ste, se rimaniamo in freno. Ste, vai tranquillo, portiamola a casa, tranquillissimo. Siamo senza freni. Abbiamo cambiato le gomme posteriori per Ste, avrà un po' più di grip. Dobbiamo finirla, dobbiamo arrivare al traguardo. Il team sta per ricevere una bella sorpresa, più che meritata. Bravissimi tutti davvero. Okay, well we always award the Spirit of the Race Award and we're awarding it to PB Racing because of your commitment, the pit stops, the problems that you've had on track that you've recovered from and you're still running. It's a prototype, so the only car in the world. Our pit stops are longer than the others. Really hard, we are without brakes in the race now. This is the Spirit of the Race Award. It's not only for you, it's of course for the whole team. Congratulations. Abbiamo ricevuto il premio per gli eroi della gara. Ci stiamo mettendo il cuore per portare la macchina al traguardo. Siamo purtroppo i più lenti al pit non avendo il monodato, ma ci stiamo mettendo la vera passione. Grandi. Ultimo giro. Dai Ste. Contro tutti i pronostici, contro tutti i commenti che non avremo mai finito la gara, siamo qui. Ultimo giro della 12 ore di Spa-Francorchamps. Di una vittoria. E avete scritto in tanti che non avremmo mai finito la gara per l'inaffidabilità della macchina e invece in qualche maniera ci abbiamo fatto. Grandissimo lavoro del team, non abbiamo cercato la prestazione massima, eravamo logicamente più lenti degli altri a cambiare le gomme, dato che non avevamo il monodato, abbiamo dato il massimo, poche gomme, pochissimi freni, ma tanto impegno, tanta passione e grande lavoro del team. Finita! Allora Fede, ce l'abbiamo fatta, finita! Quinti di classe. Com'è andata Fede? Bellissimo, esperienza pazzesca. Torneremo. Ciao a tutti. Grande Fede.